La riforma liturgica, il Novus Ordo Missae, che è stato reso pubblico appunto all'inizio degli anni 70, comporta dei gravi pericoli per la fede, perché è stato realizzato, a detta di colui che ne è stato l'artefice principale, Monsignor Bugnini, proprio con uno spirito ecumenico, per pregare insieme ai protestanti. Infatti si sono invitati sei pastori protestanti per cooperare a forgiare un nuovo rito della messa. Già dire nuovo rito è qualcosa di inedito nella Chiesa, perché la messa affonda le sue radici in tutta la tradizione della Chiesa. E questo nuovo rito è stato fatto in modo che i protestanti potessero utilizzarlo insieme ai cattolici per le loro cerimonie. Il problema è che i protestanti non hanno la nostra fede, e il Concilio di Trento ha fatto barriera contro il protestantesimo, definendo quelle che sono le verità essenziali della fede cattolica riguardo alla messa, cioè che esiste la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, che la messa è un sacrificio propiziatorio offerto a Dio in espiazione dei peccati e che il sacerdote ha un carattere sacerdotale che lo distingue dai laici, che gli dà la possibilità di rendere presente il sacrificio. La nuova liturgia della messa, fatta appunto con uno spirito ecumenico, mina queste tre verità della fede. Prima di tutto la presenza reale. Non si parla più di un sacrificio offerto a Dio in espiazione dei peccati. E il sacerdote viene presentato come un presidente dell'assemblea, e questo ha comportato il fatto, prima di tutto, che l'altare è diventato una tavola, e questo corrisponde a quello che credono i protestanti, che la messa è soltanto la memoria dell'ultima cena, ma non il rinnovamento incluendo il sacrificio della croce. La comunione è data in mano da laici. Anche questo è un modo di agire che viene dal protestantesimo. Loro non credono che Gesù sia realmente presente in corpo, sangue, anima, divinità nell'ostia consacrata. Ecco perché distribuiscono le ostie come se fosse un pezzo di pane, e questo modo di agire è stato introdotto nella nuova liturgia della messa. E poi in seguito il sacerdote, per i protestanti puramente un presidente dell'assemblea, ed è quello che è diventato purtroppo il sacerdote nella nuova liturgia. Basti guardare le nuove chiese costruite dopo il Concilio Vaticano II per capire che c'è stata una rivoluzione profonda nel rito della messa. Le chiese non sono più a forma di croce greca o latina, ma a forma di anfiteatro. Non c'è più la possibilità di inginocchiarsi molto spesso. Il tabernacolo non è più al centro della chiesa, ma messo in un angolino. Tutte queste caratteristiche mostrano come c'è stata una vera rivoluzione nella concezione della messa, e questo comporta dei pericoli gravi per la fede, perché se uno non prega come crede, finisce per credere come prega, e se si prega alla maniera protestante, si finisce per perdere la fede cattolica e diventare protestante.